Amici di Capri Event, oggi siamo a Caivano, questa città in provincia di Napoli. Decollano i festeggiamenti in onore della Madonna di Campiglione, patrona principale di Caivano. Festeggiamento organizzato dal santuario della Campiglione, via qui a Caivano, in via Colantonio Fiore, con il patrocinio del comune. Accanto a me c'è il padre rettore del santuario di Campiglione, Cosimo Pagnaro. Padre Cosimo Pagnaro, ancora una volta si rinnovano i festeggiamenti tra fede e tradizioni qui a Caivano in onore di Maria Santissima di Campiglione. La tradizione ancora continua ed è viva nella città di Caivano, e anche da parte di tutto il popolo c'è un legame così forte e intenso con questa tradizione che sarebbe impensabile interromperla per nessunissimo motivo. Tante le difficoltà, ma anche quest'anno, come diceva lei, la tradizione va avanti, non bisogna interromperlo. Ricordiamo un po' il miracolo della Madonna di Campiglione, no? Che resiste nei secoli. Sì, e il miracolo avviene nel 1483, ma quest'anno anche c'è un altro anniversario. Il dipinto che noi vediamo nell'icona della Madonna, e quest'anno fa 600 anni, perché c'è scritto che è stato commissionato nel 1419. 2019, sono 600 anni di questo dipinto. Poi nel 1483 avviene il miracolo per la preghiera incessante e forte di una mamma caivanese, la quale intercede presso la Madonna per avere la grazia della salvezza del proprio figlio. E lì la Madonna si mostra madre di tenerezza e di bontà e china il capo in segno di benevolenza da parte di Dio. Diciamo, questo ragazzo, questo figlio di questa vedova che è destinato a morire, ad essere impiccato, no? Di lì a poco, padre Cosimo. Sì, e la mamma nella sua disperazione non sa a chi rivolgersi. Ha come ultima sponda, come ultimo ancora di salvezza la Vergine Maria, e a lei si rivolge per ricevere questa grazia. 1483. E non solo, ma il miracolo avviene subito, la preghiera viene subito esaudita da parte della Madonna. Quindi tra fede e tradizione, diciamo, si rinnova questo appuntamento, il programma folto sia dal punto di vista religioso che civile. Sì, anche per quest'anno, secondo le possibilità e le risorse economiche, abbiamo cercato di fare un bel programma religioso che rimane, diciamo, intatto sempre nei secoli, con le celebrazioni che si compiono ogni anno, ma anche gli spettacoli hanno una loro originalità. È un modo per aiutare il popolo ad aggregarsi, a ritrovarsi insieme, a sperimentare un momento di gioia e di festa pur tra tante difficoltà, problematiche sociali, familiari che esistono nella città di Caivano. Poi questo suggestivo pellegrinaggio di tutte le parrocchie del territorio e non solo del territorio. Sì, quest'anno abbiamo voluto allargare i pellegrinaggi anche ad altre città della provincia di Napoli, per far conoscere il santuario anche ad altre comunità ecclesiali. Beh, questo ha comportato un po' forse l'esclusione di qualche comunità della città di Caivano, però c'è il vantaggio che diamo la possibilità ad altri di incontrarsi con la Vergine di Campiglione. Avremo un pellegrinaggio da Versa, l'abbiamo avuto già da Casandrino, verranno da Trentola, Ducenta e altri. Ricordiamo un po' questo santuario di Campiglione, che ogni anno è meta di moltissimi devoti che arrivano da tutta Italia, no? Qui a visitare la Madonna, a chiedere grazie, a chiedere miracoli. Il santuario è una delle chiese che un po' rappresenta il cuore, ecco, il cuore della fede della gente, e in questo santuario affluiscono i caivanesi ogni giorno, quotidianamente, ma anche affluiscono giovani universitari che si specializzano in architettura, e vengono uomini anche di cultura da varie parti d'Italia, e vengono anche pellegrinaggi da varie comunità dell'Italia meridionale.
Non solo, anche dall'estero, ricordiamo molti devoti che si trovano in America, in Argentina, in Brasile. Anche dall'estero, non soltanto durante la festa, ma anche durante l'anno. Quest'anno per esempio è venuta una famiglia da Montreal, è stata 2 mesi a Caivano e quindi hanno portato i loro figli, le loro famiglie per far conoscere le radici, ecco, della loro fede e della loro cultura. Per organizzare questi festeggiamenti poi c'è la soddisfazione della grande partecipazione di pubblico, pellegrini che arrivano non solo da Napoli, provincia, ma da tutta la Campania. No? E dice la Bibbia in un salmo: chi semina nelle lacrime raccoglie nella gioia. È vero, ci sono tanti sacrifici per preparare un tale evento, ma è pur vero che c'è la soddisfazione di dare alle persone, alla gente, di venire qui nel santuario e incontrarsi con la Madonna. Padre Cosimo, per chiudere, un messaggio a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando in questo momento di telecamera. Io vorrei dare questo messaggio. Oggi c'è molta confusione a livello politico, a livello mondiale, a livello ecclesiale. Abbiamo bisogno di qualche orientamento, di qualche punto fermo. Abbiamo bisogno di qualche guida che ci aiuti in questo smarrimento e in questa confusione. E la Madonna è davvero per Caivano il faro di luce e di speranza per tutto il popolo. Siamo sul palco, tra poco l'esibizione del Battito, questo gruppo musicale formato da un quintetto, accanto a me Roberto Battiloro. Roberto, nell'ambito dei festeggiamenti della festa patronale della Madonna di Campiglione, è un momento importante anche per voi. Importantissimo, la seconda volta che veniamo, il secondo anno che questa organizzazione ci sceglie, siamo molto orgogliosi, siamo un gruppo di 5 persone che mischia 3 generazioni, la mia, quella di Miriam e quella dei ragazzi. Siamo molto felici di essere qui, speriamo insomma di poter allietare tutti quelli che vorranno ascoltarci. Roberto, quando nasce questo gruppo? Un po' di storia. Questo gruppo nasce appena un anno fa. Un anno fa siamo partiti uniti dalla stessa passione, quella per la musica, e chiaramente una passione molto schietta, genuina. Siamo veramente contenti che le persone ci scelgano, perché veramente lo facciamo per grande passione. Genere musicale, Roberto? Noi facciamo pop e rock, insomma un genere simpatico, cerchiamo di fare dei generi che possano essere conciliabili con le nostre età un po' diverse, però questo ci aiuta molto a farci sentire, almeno a me, più giovane. Roberto, nonostante l'età, quindi un gruppo diciamo giovane, no? Un anno di età il gruppo, e ci presenta un poco... Lei è Miriam, la nostra front woman, lui è Joel, il nostro pianista, Fabio, un grande bassista, e Amedeo, il nostro astro alla chitarra. Allora Roberto, se mi permetti, andiamo un poco con lei. Allora, esibizione qui a Caivano, c'è sempre un po' di emozione, qualsiasi sia la performance. Assolutamente sì, perché per me è anche la prima esperienza, in quanto sono una new entry di questa band, e spero che vada tutto bene, sì. La musica coinvolge un po' tutti, quindi viva la musica. Cosa ci farai sentire in particolare? Cosa ci farete sentire in particolare? Faremo un tuffo nel passato, nella nostra gioventù, ricorreremo, insomma, a ripercorrere. Un mix, bravo, sì, assolutamente sì, degli anni vecchi. Prospettive future? Sorpresa. Questo è bello. Allora passiamo un po', tu mi sembri giovanotto, no? Un poco, quanti anni, diceva Roberto, siamo un po' mischiati, Roberto? Sì, hai detto, sì. 19 anni. Allora, la tua esperienza in questo bel gruppo formato appena un anno fa, però. Sì, sì, è fantastico, e naturalmente suonare insieme a loro è sempre un'emozione, soprattutto qui, una bellissima piazza, e
E niente, spero che andrà tutto bene, insomma, sicuramente. Se dovessi dare un giudizio su Roberto, perché ho visto che Roberto ha parlato per primo, cioè come si comporta? Lui è pignolo, come... Sì, lui è pignolo. Esigente, come... Sì, molto, molto, tantissimo. Grazie, in bocca al lupo allora. Buonasera, ciao. Cosa ci dici di questa esperienza? Ma è una bella esperienza, poi noi diciamo siamo una famiglia, quindi... Fondamentalmente facciamo le cose in totale relax, in tranquillità, in amicizia. Questa è la cosa fondamentale, sì. Amicizia e passione. Sì, la passione c'è sempre, però l'amicizia ci aiuta molto perché anche diciamo siamo molto flessibili tra di noi, molto tranquilli. E poi si lavora bene quando c'è l'amicizia. E Roberto, come dicevi tu prima. Un po' troppo esigente. Sì, però fa bene. La qualità ci vuole. Ogni tanto ci mette in riga. La qualità ci vuole. Sì. Fa bene essere pignolo. Sì. Grazie, passiamo all'ultimo. Tu anche mi sembri giovane, no? Sì, ho 19 anni. Ah, come lui? Sì. Allora, la tua esperienza, stiamo facendo la stessa domanda a tutti quanti, dopo questa esperienza. No, tu sì. Relativamente giovane, un anno di età, però... No, un repertorio alle spalle abbastanza certo. Importante, no? Ho avuto esperienze con vari gruppi, però questo insomma è stato quello più importante in cui ho conosciuto le persone più diligenti e più belle che conosco attualmente probabilmente. Che danno stimoli, questo è importante. Assolutamente sì. Lui è il controllo qualità, Roberto è... Quindi su di lui diciamo dobbiamo fare affidamento, nel senso che controlla bene. Se tutto va bene. Manda avanti la baracca, sì. Allora, grazie, vorrei finire un attimo con Roberto. Allora, visto che c'è un po' il controllo della qualità, no? Questo gruppo che certamente tanta passione, tanto entusiasmo, visto che due giovani 19 anni sono molto motivati, quindi diciamo c'è qualità, sei pignolo tra virgolette, però poi alla fine i risultati si vedono. No, diciamo non è che sono pignolo, voglio fare bella figura. Esigente, direi, voglio fare bella figura, quindi intendo lavorare bene sullo strumento, anche solo per passione, ma lavorare bene e seriamente, anche perché alla mia età brutte figure non ne vorrei fare. Anche perché tu dicevi prima questo è il secondo anno e ci sarà un terzo anno, perché altrimenti se non ci esibiamo ad alta qualità. Sicuramente torneremo qui sempre con grande piacere, facciamo la regione Campania, siamo stati pure fuori la regione Campania, quindi cerchiamo di lavorare anche nei locali, insomma abbiamo un buon riscontro e questo ci fa molto piacere. Roberto, poi questa location suggestiva proprio davanti al santuario della Madonna di Campiglione, ricordiamo il miracolo del 1483, veramente vi dà quello stimolo in più, no? Sì, è meraviglioso perché l'anno scorso eravamo in un'altra piazza un po' più defilata e quest'anno ci hanno scelto Piazza Battisti. Quest'anno ci hanno scelto nella piazza principale. Siamo molto onorati di stare qui e speriamo insomma che questo miracolo sia un miracolo che porti bene al battito. Amici di Capri Event, eccoci con Gabriele Blair, presentatore di questa splendida serata qui a Caivano, dicevamo l'esibizione del battito nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Campiglione, patrona principale di Caivano. Gabriele, grazie per la disponibilità, una grande serata a Caivano, un presentatore d'eccezione. Beh, diciamo che grazie a te per essermi venuto qui e avermi fatto questa intervista, ma il mio ringraziamento va all'editore di Capri Event, il dottor Pasquale Turco, che mi ha chiesto di essere qui e ovviamente quando il capo chiama noi rispondiamo un po' tutti, questo ovviamente è un gergo amichevole. È un posto bellissimo, una Madonna miracolosa, si dice che nel 1483 ci sia stato un miracolo che veramente ha lasciato col fiato sospeso tutti quanti all'epoca e continua a lasciarlo ancora oggi. Questa sera che cosa vedremo? Ascolteremo il battito, una band veramente eccezionale e un contest in cui si esibiranno 5 band locali e sarà una sorta di disfida, un po' come avviene per il Palio di Siena o quant'altro, e ne vedremo veramente delle belle, per poi proseguire anche credo domenica e lunedì in questa festa patronale. Quindi ci sarà tanto divertimento, tanta cultura
cultura ma tantissimo spettacolo. E poi questa splendida location davanti al santuario della Madonna di Campiglione veramente dà pure stimoli in più, no? Ai partecipanti ed anche a te come presentatore. Beh certo, io posso dirlo apertamente, io sono una persona molto mariana, a queste cose ci credo tantissimo e per me è veramente una grande emozione essere qui davanti a questo santuario. E voglio anche aggiungere che prima dello spettacolo cercherò un attimino di entrare per vedere questa splendida Madonna che si dice che abbia fatto questo miracolo e continui ancora a farne altri. Allora amici di Capri Event, tra poco qui nell'ambito dei festeggiamenti di Campiglione anche un contest di gruppo musicale proveniente un po' da tutta la provincia di Napoli e Caserta. Accanto a me un gruppo, Travel Machine, no? Che tra poco vi esibirete, annunzia un po' la portavoce di questo gruppo. Allora questo gruppo quando nasce e che genere di musica? Allora, noi nasciamo come band scolastica nell'anno 2017 e riarrangiamo pezzi pop e rock, su per giù. Della stessa classe? O dello stesso istituto? Siamo dello stesso istituto, ma non della stessa classe. Diciamolo l'istituto, diciamo. Siamo l'Istituto Francesco Morano di Caivano, località Parco Verde. E quindi dicevi, questo gruppo che nasce nell'ambito scolastico, qual è il genere musicale che più, diciamo, vi fa andare avanti, con passione, con sì, entusiasmo? Sì. Sì, certo, comunque noi siamo tutti ragazzi uniti con una sola passione, da una sola passione che è la musica, e ci divertiamo a riarrangiare pezzi su per giù, rock o pop. Non so, le prove anche nella scuola o in altri locali, le prove musicali? Dove le facciamo a scuola e a volte anche in altri locali, su per giù, per la maggior parte delle volte a scuola. Quindi grazie alla preside Eugenia Carfora, no? Sì, la grande preside Coraggio. La grande preside, è vero, allora, la rivoluzione. Allora, ci vuoi presentare un po' il gruppo? Sì, allora abbiamo alla mia destra Martina e Rosa, il coro. Poi Elia il batterista, Mario il bassista e Carmine il chitarrista. Allora sentiamo per par condicio anche un maschietto, sì. No, il batterista allora. Vieni qua, vieni un po' vicino a me. Allora, le difficoltà che avete incontrato per formare questo gruppo, quali sono state? All'inizio le difficoltà erano più che altro mettere insieme questo gruppo, andando a cercare, diciamo, i componenti, chi suonava uno strumento per tutte le classi dell'istituto. Più che altro abbiamo trovato, all'inizio era formato solo da 3 persone, lei che suonava anche la tastiera, poi c'era il batterista e poi c'era il coro formato da un altro maschietto, e che in poche parole poi con il passare del tempo mi sono aggiunto io grazie alla spinta di alcuni professori, e poi si è aggiunto il bassista chiamato da me, e poi con un PON finanziato dall'Unione Europea abbiamo aggiunto anche il coro. Il gruppo è completo in questo momento, no? Mi sembra che ci sia un po' sì, tutti, sì. Vocalist, batterista, quindi completo. Allora, quello che volevo dirti, è stato difficile selezionarvi o come avete fatto questa selezione? Beh, comunque ci siamo conosciuti grazie alla scuola, ci siamo conosciuti meglio grazie anche alle prove. Avete fatto qualche selezione, dico, a scuola oppure... No, abbiamo cercato di accogliere un po' tutti. Allora, stasera cosa ci farete sentire? Allora, cantiamo Rolling in the Deep, che è un pezzo di Adele, poi Il mio giorno migliore di Giorgia e Dall'alba al tramonto di Ermal Meta. Allora, questo contest qui a Caivano, anche il gruppo Ascoria, accanto a me c'è Gennaro. Gennaro, stasera esibizione qui a Caivano nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna di Campiglione, no? Patrona principale di Caivano. Qual è il vostro stato d'animo stasera qui? Noi siamo qui per portare la nostra musica, che è una musica prettamente partenopea e prettamente rock. Questo gruppo da dove viene precisamente? Viene da Casoria, e infatti Ascoria nasce anche perché è l'anagramma del comune dove ci siamo incontrati e dove siamo cresciuti tutti quanti. Questa è una bella cosa, quindi questo Casoria, questa città a nord di Napoli, a pochi chilometri qui da Caivano, un bel nome, quindi scelto proprio a casa, no? Qui terra dei fuochi, siamo proprio nel centro, e infatti i nostri testi parlano un po' di questa città così bella ma tanto difficile da vivere. Gennaro, quando nasce questo gruppo? Questo gruppo, la collaborazione tra noi nasce tanti anni fa, ma il gruppo nasce più o meno un anno fa, da un anno che abbiamo iniziato a proporre cose nostre, tematiche nostre, musica nostra,
e siamo contentissimi di vederci continuamente, di suonare e di portare anche stasera qua questa musica. Particolare location proprio davanti al santuario di Campiglione, Madonna famosa per il miracolo del 1483, quindi non capita spesso, no, avere queste location religiose, tra virgolette. Sì, sì, sì. A ogni evento napoletano è facile associare questa misticità, questo folklore e questa religione che è sempre presente, così radicata in queste zone. Prima di presentarci gli altri amici del gruppo, un quartetto, ricordiamolo, no? E no, gli amici, le colonne. Le colonne, diciamo una sola famiglia. Cosa ci farete ascoltare stasera? Stasera facciamo ascoltare, spero tre, ma di sicuro due pezzi nostri. Uno si chiamerà Omme mie zavie, che è una triste storia come tante che si vedono. Da voi, no, i brani? Scritte tutte da noi, scritte e musicate tutte da noi. E la seconda è Me ferme e m'embriaque, che è la bruttissima sensazione che proviamo un po' tutti qua di pensare di essere nati uomini e sentirsi poi a un certo punto della vita degli ingranaggi di un sistema da cui non si può uscire, è difficile uscire. Significato profondo, bravo. Il terzo, sì. Brano. Il terzo brano si chiama Tremore armonico. Ed è, diciamo, a chi l'ascolta sembra una storia d'amore molto violenta, di un uomo violento con una donna innamorata che lo ama. La troppa di violenza sulle donne, questo argomento un poco duro. La condividiamo e alla fine il testo nasconde la storia d'amore tra Napoli e il Vesuvio. Non c'entra nulla la violenza sulle donne che condanniamo e non... Bellissimo questa metafora. Cioè, allora presentaci un po' gli altri del gruppo. Abbiamo il nostro bassista che è Massimo Montagna, il batterista che è Francesco Graniglia e il nostro grandissimo chitarrista che è Antonio Vitale. Amici di Capri Event col gruppo New Machine, accanto a me Walter, un po' il portavoce di questo gruppo, si esibirà in un contest qui stasera a Caivano, l'abbiamo detto già prima. Allora Walter, questo gruppo quando nasce? Questa formazione qua nel 2017, noi siamo, facciamo un tributo ai Pink Floyd, quindi facciamo musica dei Pink Floyd. Quindi la vostra musa ispiratrice è Pink Floyd, esatto. Questo è abbastanza difficile, no, però è bello. Diciamo che la nostra passione, per cui perlomeno quello ci facilita, il fatto che ci piace la musica che suoniamo è importante. Il gruppo da dove viene, Walter? Il gruppo è un po' sparso sul territorio perché c'è Salvatore, il tastierista, che è della provincia di Caserta. Dopo ce li presenti. Però diciamo io sono di Caivano, diciamo la provincia di Napoli. La provincia di Napoli e Caserta un po' sì. Mista. Sì, sì. E diciamo, quali sono le motivazioni che vi spingono a fare questo genere di musica? La passione, l'entusiasmo, la voglia di fare musica? Sicuramente penso per tutti quanti la passione e soprattutto la passione per questo genere musicale. Che noi, diciamo, siamo tutti quanti siamo appassionati della musica dei Pink Floyd, per cui diciamo, questa cosa ci ha unito e abbiamo cercato di... proviamo perlomeno a riproporre. Walter, quali le difficoltà per portare avanti questo progetto così bello in questa area, diciamo, provincia di Napoli e Caserta, un po' martoriata, conosciuto come terra dei fuochi, sono molti problemi, però bisogna andare avanti. Quali le difficoltà dal punto di vista musicale vostro? Allora, le difficoltà oggettive nostre sono che fondamentalmente, ovviamente, non è che siamo tutti professionisti, questo diciamo è un hobby, una forte passione. Però sul territorio le cose che riscontriamo sostanzialmente da parte dei gestori dei locali, che poi sostanzialmente sono la piattaforma che ci dà la possibilità di esibirci. E solitamente c'è una. L'ostacolo principale è quello là, perché ovviamente il gestore del locale che fa un altro lavoro sostanzialmente è interessato più che altro al seguito. Però io, come mi trovo a dire spesso, penso che nemmeno i Pink Floyd hanno un seguito che li segue in tutte le date, per cui noi che siamo un piccolo gruppo. Guarda, senti, stasera questa esibizione è un poco particolare, no? Questa location è un po' particolare davanti al santuario della Madonna di Campiglione, miracolosa nel 1483, questo miracolo straordinario, una vedova si legò ai suoi piedi per salvare il figlio, la Madonna lo salvò.
Cosa provate? Esibirsi qui proprio davanti al Santuario dei Campioni, che è un po' l'icona di Caivano, no? Vabbè, per me che sono caivanese sicuramente è una cosa importante, perché comunque io conosco pure tutta la storia, ripeto, essendo caivanese. Naturalmente emozionante, Walter. Sì, diciamo sì. Come si dice, nemo profeta in patria, no? Per cui per me esibirmi davanti alla gente del mio paese è una bella sfida, soprattutto, quindi è emozionante da quel punto di vista. Grazie, Walter, allora faccio presentare da solo gli altri protagonisti. Luigi, batterista. Salvatore, tastierista e pianista. E Angelo, il bassista. Ragazzi, grazie, in bocca al lupo per stasera, in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie.